Dottor Fossati, lei è amministratore della RDS, società di marketing strategico nel settore distributivo. Quali sono le aree che la sua società, che la RDS presidia maggiormente? Sono tre. La parte di consulenza strategica distributiva, quindi noi aiutiamo a creare o riorganizzare reti commerciali, franchising, agenti, negozi diretti in Italia e all'estero. La seconda di formazione, sia in aula sia coaching, soprattutto su personale di vendita e manager. E la terza invece è di sviluppo di aziende come M&A, quindi acquisto o vendita di piccole e medie aziende. E qual è la dimensione delle aziende che si rivolge a voi per un supporto di consulenza? L'80% sono le tipiche PMI italiane che vanno dai 10 ai 500 milioni di fatturato, parliamo di Guzzini, di Scavolini, di Margaritelli. E un 20% delle nostre clienti sono invece grandi aziende, da Apple a Trenitalia, a Eni, a Enel. La crisi ha certamente messo le aziende di fronte a delle scelte di investimento. In questo momento la crisi ha ridotto gli investimenti delle aziende nei confronti soprattutto degli aggiustamenti e del check-up da fare al proprio modello? Dividere in due, qualitativo e quantitativo. Quantitativo ha ridotto gli investimenti, ma talvolta devo dire che in passato c'erano anche sprechi nelle ristrutturazioni. Invece ha aumentato l'attenzione all'efficienza e quindi vediamo che molti interventi che vengono chiesti anche a noi sono più leggeri ma mirati a cambiare dei processi, cambiare delle organizzazioni, soprattutto la cultura di pensare i processi all'interno dell'azienda.